Ciao a tutti raga, come avrete letto dal titolo è uscito il nuovo Play Store. È uscito non ancora in versione ufficiale per l'Italia, infatti l'abbiamo installato, diciamo, l'ho scaricato da un sito che metterò sempre il link in descrizione, dove lo scaricheremo, lo installeremo come una normalissima app. Il Play Store è la versione 4 del Play Store, 4.1.0, ora non mi ricordo tutto. Scusate, andiamo da capo. Ok, questo quando lo apriremo ci comparirà questo davanti. Come vedete è cambiato abbastanza, cioè è cambiato molto confronto al vecchio Play Store. Ci troveremo quattro, diciamo, impostazioni, app, musica, giochi e libri. Se clicchiamo ad esempio su giochi, ci comparirà l'home page, diciamo, dei giochi credo consigliati, giochi che consigliano per il tuo cellulare, giochi che sono stati consigliati da Google, o ad esempio, come sta scritto qui, popolare nella tua zona. Cioè, popolare, applicazione più venduta, ecco qui, popolare nella tua zona, sotto sta scritto perché stanno all'home page. Andando a sinistra, una slide verso sinistra, troveremo le categorie, quelle che troviamo anche nel Play Store normale. Scusate. Andando verso destra troveremo più popolare a pagamento, per quello tutte le applicazioni più popolari a pagamento. Poi andando sempre a destra c'è le gratis più popolari, come c'era anche sul Play Store, più redditizie, nuove a pagamento e nuove gratis. Queste categorie alla fine c'erano anche sul Play Store. Poi possiamo su app. Troviamo sempre la stessa cosa, con solo la differenza che qui sopra troviamo la sezione giochi e la sezione scelti dagli editor, le app scelti dagli editor. Queste sono, come vedete, è molto veloce e reattivo, cioè vedete, è velocissimo e molto reattivo. Google ha fatto un buon lavoro. La Google. È troppo bello dire la Google. Ah, e poi qui su app troviamo anche di tendenza. Come vedete sono ordinate 3 a 3, cioè su ogni fila stanno 3 applicazioni. Ok. Poi, oltre a questo c'è anche musica. Ordinate sempre con la home page, con tutti i nuove uscite, consigliati per te, album più venduti, simili a Fabi Fibra, brani più venduti, Gentleman di Epsi, oh, è il brano più venduto. Hip hop e rap, sì, Fedez, bravissimo, vabbè, ognuno piace quello che vuole, poi hard rock metal, la tua raccolta, rock, e altri reg, poi vabbè, album più venduti e brani più venduti. E poi tutti i generi su cui vogliamo scegliere. Poi l'ultima sezione è i libri. Sempre l'home page con tutti i libri più venduti, consigliati per te. Le categorie, i più venduti, nuovi in arrivi in Italia, nuovi arrivi in saggistica e gratis più popolari. E poi qui ci sono due app consigliate, diciamo, per noi. Se clicchiamo su mostra altri ce ne mostra altre. Consigliate nel senso. Google analizza, diciamo, i download che facciamo delle app e ci consiglia delle app, diciamo, simili a quelle che hanno qualche caratteristica uguale, almeno credo che sia così. E vabbè, vi faccio vedere un'app, ci clicco sopra e vi faccio vedere com'è. Alla fine diciamo che non è cambiato tanto, anche se troviamo l'icona più grande sopra e troviamo qui anche le icone dei giochi più grandi, però troviamo sempre i commenti eccetera. Poi clicchiamo su installa e sempre accetta. Niente, questo è il Play Store. Io sono LegnaXD, che dico sempre prima di chiudere un video, niente, non so il perché, ma mi piace. Spero che il video vi sia piaciuto. Cliccate su mi piace, condividetelo. Vi ricordo la mia pagina di Facebook e la mia pagina di Twitter, trovate sempre il link in descrizione. E niente, ciao e al prossimo video.